Si rinnova anche quest'anno a Sulmona l'appuntamento con Puliamo il Mondo, la più famosa iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Lega Ambiente, in programma per il 26, 27 e 28 settembre prossimi, che coinvolge ogni anno centinaia di volontari di tutte le età. L'obiettivo principale è quello di liberare dal degrado e dall'incuria le strade, le piazze e le aree verdi della città, promuovendo tra l'altro una corretta gestione dei rifiuti. Allora, questa è una settimana importante, la settimana di Puliamo il Mondo, ed è strutturata in due tipi di attività. Attività legate al sapere, alla conoscenza, alla consapevolezza. Ci saranno degli incontri con gli allievi delle scuole di Sulmona. Quindi lavoreremo sui modelli mentali, sulle forme del sapere. E a questo verranno dedicati 2 giorni, la giornata di oggi e quella di domani. Mentre invece venerdì, sabato e domenica si passerà al fare, all'agire, cioè al pulire realmente dei pezzi del territorio. Ma diciamo che è un'attività che serve più che altro a diffondere consapevolezza ambientale e a diffondere le corrette pratiche ambientali. Quindi sarà un fare, ma comunque accompagnato da attività informative. L'iniziativa Sulmona prevederà l'inizio dei lavori venerdì 26 a partire dalle 9:30 alla Villa Comunale in Viale Roosevelt, per poi spostarsi nella Villa Comunale di Viale Mazzini. La giornata di sabato 27 verrà dedicata alle aree verdi di Viale Togliatti e Via San Polo, per poi concludere domenica 28 con la pulizia di Via Cavate e di Via Torrone. Attenzione particolare quest'anno è stata dedicata alle frazioni. Abbiamo cominciato in particolar modo con le Cavate e con Torrone perché crediamo fortemente in un collegamento sempre più forte fra la città e le frazioni che devono essere sempre più salvaguardate, sempre più tenute in considerazione e sempre più rispettate perché fino ad oggi effettivamente sono state considerati dei luoghi diciamo poco accessibili, in particolar modo i servizi di pulizia. Quindi noi vogliamo invertire questa tendenza con la nostra amministrazione, vogliamo far sì che le frazioni siano considerate assolutamente luoghi non di serie B come è stato fatto in passato, ma equiparati al centro storico, equiparati alle zone limitrofe, cioè al centro storico, equiparati appunto alla città di Sulmona nel suo complesso. È giunto il momento di agire, dobbiamo fare, dobbiamo scendere in campo e mobilitarci. Sono anni che facciamo Puliamo il Mondo in tutta Italia. Qui a Sulmona sono diversi anni che ripetiamo questa cosa, ogni anno va sempre meglio. Quest'anno c'è un aspetto particolare. Finalmente questa città passa alla raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Entro dicembre di quest'anno il servizio sarà esteso a tutto il territorio e Lega Ambiente è pronta per assumersi le sue responsabilità, che sono non solo promuovere il volontariato ambientale, come facciamo con Puliamo il Mondo, dimostrando che ci sono tante brave persone che vogliono fare qualcosa di utile per questa città, ma anche lavorando successivamente in un'opera di informazione e formazione affinché i risultati di raccolta differenziata superino abbondantemente quel 65% minimo previsto dalla legge. L'appuntamento per tutti è quindi venerdì, sabato e domenica prossimi con Puliamo il Mondo in 5 località diverse, uno sforzo immane, ma che siamo molto contenti di fare.